È stato accolto con un bagno di folla l'arrivo di Carlo Verdone alla 34esima edizione del Valdarno Cinema Fedice. Foto, autografi e applausi hanno preceduto l'ingresso nel Cinema Teatro Masaccio dell'attore e regista. Una dimostrazione di affetto che lo stesso Verdone commenta con emozione. Sono stati veramente molto affettuosi e sono molto commosso, veramente. Sarà una bella serata. Tutte le persone che fino adesso ho incontrato sono veramente straordinarie. Io un po' di sangue toscano ce l'ho perché mio padre era senese, quindi la Toscana la conosco abbastanza. Una volta entrato all'interno del Cinema Teatro, poi, Verdone racconta in un'ora e mezzo di chiacchierata amichevole con il pubblico aneddoti e curiosità dentro e fuori dai set dei suoi film. Le amicizie con Alberto Sordi, Sergio Leone, Fellini e Claudia Gerini. Non è mancato anche il ricordo commovente della sora Lella, con lui nell'esordio che le valse il David di Donatello nel film Bianco, Rosso e Verdone. E proprio per quel film lui la conobbe così. Avevo già fatto un sacco bello, mi si cominciava un po' a conoscere anche per via degli sketch, mi avvicinai mentre lei beveva così, ma lo ricordo ancora col dito così. Allora, la conquista dandogli del voi, che per un romano quando dai a un anziano del voi, ma voi siete la sora Lella? Lei disse, sì, e voi chi siete? Dico, sono Carlo Verdone. Carlo Verdone, sì, ho fatto un film che si chiama Un sacco bello. Ah, sì, come no, come no, come no. Ma che hai fatto pure la televisione? Sì, ho fatto la televisione e poi un film, che è andato molto bene. Ah, bravo, 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 bravo. Senta, sarà lei, ma o farebbe un provino per un ruolo di mia nonna nel prossimo film? Mia nonna di Carlo Verdone? A Carlo Verdone è andato il premio Marzocco 2016 alla carriera, consegnato dalle mani del sindaco. Subito dopo la lunga chiacchierata con il pubblico è andato in scena poi uno dei suoi film, Gallo Cedrone, una pellicola che lui stesso descrive come al passo con i tempi. Il film che andremo a vedere questa sera, cosa si ricorda? Mi ricordo come un film faticosissimo, però me lo ricordo come un film che secondo me ha anticipato molto i tempi. All'epoca secondo me non lo capirono tanti, si ricordavano le battute, però in realtà è la storia di un mitomane, di un trasformista, di un pazzo, e poi gli anni a venire ci hanno mostrato in politica anche dei mitomani, dei trasformisti e dei pazzi. Dopo il festival di questa sera, i suoi prossimi progetti? Sto scrivendo il nuovo film con i miei sceneggiatori, speriamo di poter iniziare a fine settembre in modo che verso fine febbraio d'essere pronto a uscire. Commedia, corale, spero.